Ancora qualche focolare resta acceso nel gravissimo incendio che ieri pomeriggio ha colpito l'azienda Orim di Macerata. Come abbiamo visto, fiamme alte più di 20 metri, domate attorno alle ore 20. Meno di 24 ore dopo, la situazione è praticamente sotto controllo. Da routine, spazi sotto sequestro e vigili del fuoco ancora al lavoro. Ci siamo preoccupati di spegnere e di evitare la propagazione ad attività vicine, circostanti. Abbiamo un deposito di cereali lì vicino, quindi ci siamo preoccupati di quello. Chiaramente abbiamo raccolto documentazione, videodocumentazione su quello che era il focolaio trovato, quindi poi nelle sedi opportune, a tempo giusto, si analizzeranno queste situazioni e si potrà avere un'idea precisa. Ci siamo preoccupati della sicurezza nostra e di evitare che l'incendio si propagasse. Questo è stato il grosso lavoro che abbiamo svolto. Ancora abbiamo delle piccole fumate perché abbiamo combustibile compresso che è ossigenato poco, quindi in teoria noi per la serata dovremmo essere fuori dal coso. La situazione alla Orim è grave nel capannone C, mentre quello B è solo annerito e quello A è intatto. In giornata è atteso anche un comunicato da parte di Alfredo Mancini, titolare dell'azienda.